e poi passano così. Te ne accorgi quando sono andati via. Quasi 6 anni di silenzio, nel mezzo concerti, idee da elaborare e soprattutto un grave problema di salute con cui fare i conti prima di capire come e quando ricominciare a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Oggi Michele Zarrillo è di nuovo in pista, a febbraio la partecipazione a Sanremo, in primavera sui palchi dei teatri italiani. Due esperienze differenti unite da un elemento che si chiama disco. Vivere e rinascere è il titolo dell'ennesimo lavoro in studio confezionato dall'artista romano, il primo da unici al mondo. Ho sempre fatto dei dischi che all'interno hanno delle particolarità, insomma, cosa che magari non tutti conoscono bene quelli che ascoltano a fondo la mia musica. In attesa dello show in programma al Parco della Musica il prossimo 18 maggio, il pubblico della capitale si raduna nella Feltrinelli di Via Appia Nuova per incontrare il cantante, pronto a regalare un assaggio di live prima della tournée in partenza da Napoli l'11 aprile. E le farò tutte quelle dell'album, perché sono 45 minuti di musica più un'ora e un quarto di tutto il mio vecchio repertorio. Convivere e rinascere, Zarrillo tira fuori una manciata di pezzi inediti, 10 per l'esattezza. Tra questi, Mani nelle mani, la canzone proposta all'Ariston insieme alla cover di Se tu non torni, finita anch'essa nella tracklist. È un disco chiaramente del 2017, quindi con un atteggiamento legato anche alle sonorità che oggi un po' il pop richiede. Entusiasmo e voglia di tornare a girare con la band, Zarrillo si prepara a raggiungere gli ammiratori di tutta Italia con un repertorio consolidato e nuovi componimenti da aggiungere in scaletta. Tutto intorno, dove vanno i giorni belli di...